Benvenuti ragazzuoli, qui è Dalkan che parla. Oggi voglio parlarvi di una notizia che ieri sera volevo darvi ma non ero sicuro che fosse vera e quindi ho preferito aspettare il giorno dopo per accertarmi della stessa. Parliamo degli Uber unici, ragazzi, non ci posso credere. Se Blizzard dovesse averci ascoltato, mamma mia signori, che cosa figa. Perché vi ricordate i video in cui vi avevo portato quello che avrei voluto da Diablo 4 e quello che tanto sarebbe stato per noi buono affinché questo gioco avesse un sistema di crafting interessante ed evitare appunto la frustrazione di avere sempre gli oggetti unici e non poterne fare niente? Ecco, adesso possiamo parlarne. PSA, aggrappati. Aggrappati, sì. Non abbandonare gli Uber unici non utilizzati. Pets Radar è il directory community di Diablo 4, signori. Ciao a tutti, il team di progettazione ha alcuni piani imminenti per i giocatori che potrebbero avere numerosi Uber Unique, che potrebbero non utilizzare. Il team voleva inviare un annuncio di pubblica utilità agli utenti affinché li conservassero per ora. Avremmo presto maggiori informazioni da condividere a riguardo, ma abbiamo ritenuto che fosse importante avvisare tempestivamente i giocatori. Signori, io sono stracontento di questa cosa. Parliamo degli Uber unici, non degli unici normale, mi sembra abbastanza palese. Quelli probabilmente possiamo shardarli con tutta tranquillità, ma chi lo sa, magari si estenderà anche agli unici normali. Quello di cui abbiamo parlato, quello che era il mio desiderio, vi ricordate? C'è un video che ne parla, ragazzi, quello che vorrei. Avevo detto esattamente quello che volevo. Nel momento in cui avremmo avuto 3, 4, 5 Uber unici identici, quindi, che ne so, 3, 5, 6, 7 Doombringer, che dovevo farmene, che ce ne dovevamo fare? Nulla. Io richiedevo esattamente che potessimo shardarli per ricevere un materiale da utilizzare, magari anche mettendoci dei soldi, pure un miliardo nel gioco, avevo detto, non mi interessa, pure che sia una cifra astronomica, però dopo la fine, dopo tantissime run di Duriel, tutto quel tempo non sarebbe stato vano, perché in un modo o nell'altro avremmo avuto l'Uber unico che abbiamo sempre desiderato. Questa è una cosa meravigliosa, finalmente. Esattamente quello che avevo chiesto. Non si sa poi se utilizzeremo 2, 3, 4, 5 di questo materiale, 200 di questo materiale o semplicemente uno per poterlo scambiare. A me sembra un po' strano, non so quanti ne serviranno di Doombringer, di Shaco, di Grandfather per cercare poi di ottenere il pezzo da noi richiesto. Magari ce ne serviranno 2, 3, 4, penso intorno ai 3 probabilmente. Però raga, è già qualcosa. Io non mi aspettavo che saremmo arrivati fino a questo punto, perché era un desiderio personale e tanti di voi condividevano questo stesso pensiero, ma non credevo che alla fine avrebbero deciso di farlo. O perlomeno, pensavo che alla fine, con il malcontento dei giocatori, prima o poi qualcuno si sarebbe scocciato a giocare e poi avrebbero dovuto appunto implementare qualcosa di nuovo anche a livello di crafting per evitare questa unica attività endgame che poi alla fine portava al nulla. E poi perché portava al nulla? Perché a parte il nulla che non c'era, ma che non potevate farci nulla con l'Uber unico nel momento in cui non c'era più neanche la Battle of Zir. E quindi si aspettavano le Gauntlet. E se si aspettano le Gauntlet e c'è la possibilità anche di ricevere l'Uber unico che a noi interessa, ragazzi, questa è una bella notizia per il Diablo 4. Finalmente un qualcosa che è davvero molto 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 utile. Io sono stracontento di questa cosa, sono felicissimo, non vedo l'ora che arrivi. A parte il fatto che noi non abbiamo preso ancora neanche un Uber unico, perché abbiamo fatto pochissime run di Duriel e sicuramente alcuni PG che droppano un pochino rispetto ad altri. Ho notato che col Barbaro l'altra season droppavo praticamente qualunque cosa, con il Rogue attualmente non sto droppando niente, ma ci sta, abbiamo meno run e soprattutto hanno un table molto più piccolo e ci sta pure che sia più complicato riuscire a droppare qualcosa. Ma fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa notizia, io sono strafelicissimo, qua sotto nei commenti aprite un discorso perché ne voglio assolutamente parlare insieme a voi. Apriamo soltanto una piccola parentesi per quanto riguarda la nuova patch che c'è stata appunto ieri 1 febbraio, dove si sono viste alcune cose, ovvero il siniscalco è migliorato a livello di potenza, abbiamo avuto anche i soppressori che sono stati modificati secondo me in una maniera abbastanza buona, perché in questa maniera aiutano le classi ranged a potervici combattere, perché era davvero un problema, e sono state migliorate delle problematiche a livello di bug.
scusate, errore mio, bug no, non sono state migliorate. C'è un casino infernale, non si capisce niente. Abbiamo iniziato a giocare e incominciamo ad andare tutto a scatti e non riuscivo a prendere gente nel team e la gente aveva i nomi che tremavano. Raga, è successo un casino ieri. Abbiamo restartato il gioco, abbiamo cercato di giocare insieme. Un macello. Signori, non capisco. Io faccio sempre l'esempio della coperta corta, che quando tiri da un lato ti scopri dall'altro. Ecco, sempre quell'esempio. Perché Diablo attualmente sta subendo questo? Io non capisco. Questo povero gioco è devastato. Non ci possono fare niente. C'è chi mi sta dicendo no, lo fanno apposta perché devono distruggere qualcosa in modo tale che poi ci sia qualcosa da sistemare e dirti che l'hanno fatto. Sì, ma non ha molto secondo me senso, perché a questo punto alla fine stai buttando tu benzina sul fuoco. Quindi per me è un problema realmente di progettazione. Cioè il progetto programma iniziale che è stato appunto scritto ha delle falle probabilmente e che non riescono mai a sistemare. Purtroppo ieri è stata una giornata un po' complessa in questo senso nel gioco. Avete notato anche voi i rallentamenti, avete notato anche voi che era quasi impossibile delle volte invitarsi, poi si finiva sempre in altri luoghi. Ci sono sempre problematiche che non si riescono a risolvere. Io non capisco. Però va bene. Non possiamo farci niente, è così. E speriamo che un giorno riescano a risolvere. Me lo auguro tantissimo, perché comunque il gioco sta incominciando a provare a prendere una buona piega. Quindi diamogli un pochino di fiducia, cerchiamo di aspettare anche quel momento buono, perché prima o poi questo gioco ci si augura che diventi il gioco che sarebbe dovuto essere al day one, o perlomeno nella prima season, quello che stavamo pensando tutti. Però va bene. Continuiamo questa season 3, andiamo avanti con i nostri personaggi, cerchiamo di divertirci insieme. Ricordatevi Dal Clan 2 se volete avere un clan per giocare insieme. Abbiamo anche il Discord, lo troverete qui sotto nei commenti. Signori, mi auguro che questo video, come sempre, possa esservi stato utile. Se così fosse, lasciate un like e supportate il canale con un'iscrizione. Naturalmente, da Darkrai è tutto. Belli miei, ci vediamo nel prossimo video, nella prossima live, che appunto vedrete oggi alle 17. Ciao!